Buongiorno a tutti signori sportivi, buon sabato. Oggi vi porteremo su un nuovo percorso di trekking. Questo è Salt, il canale che parla di sport e altri argomenti interessanti. Sono a Cava dei Tirreni insieme al mio amico Alessandro e le nostre rispettive compagne, che oggi saranno messe a dura prova e frustate come dei cavalli puro sangue lungo un percorso pazzesco. Il percorso che andiamo a fare parte dall'abbazia benedettina del XI secolo di Cava dei Tirreni, ma ancora più importante dal bar, dove vi consiglio anche di parcheggiare per questo eventuale trek. E non dimentichiamo un po' di sali minerali prima della partenza. Con l'abbazia benedettina di Cava dei Tirreni, l'abbazia fu fondata attorno a delle grotte abitate in un primo momento da Pappa Carbone, un santo eremita. Egli attrasse altri fedeli attorno a sé e in breve tempo sorse un centro religioso, e in un secondo momento, per accogliere pellegrini, sorse un villaggio che divenne la città di Cava. Prendi un bastone e riportalo, bastoni da cammino. La prima parte del percorso è ombrosa, leggermente in salita, molto molto fresca. Naturalmente ricordo questo percorso sia per averlo fatto in escursione che per una delle tante gare trail. I send what I can to the man from the minister way. He's a part of heaven's plan. He talks. Now I send what I can to the man with a diamond ring. Questo posto si chiama Capo d'Acqua. Ragazzi, questa è acqua potabile, potete berla. Siamo in un castagneto. Come si va? Tutto bene. Davvero rinfrescante. I nostri amici sono provati dalla salita. Crediamo di aver raggiunto il picco e da qui in avanti sarà tutta una dolce passeggiata in discesa. Abbiamo finalmente raggiunto il santuario
che è anche il luogo della festa della Madonna dell'Avvocata, che unisce sacro e profano con questa spianata dove si svolgono decine di tamburiate e solitamente durante la festa ci sono centinaia di persone e anche centinaia di muli che vengono fittati per portare su le vivande. Picnic time. Siamo qui e questa è la nostra strada del ritorno fino al corpo di cava. Per una volta la strada del ritorno è molto molto meno faticosa dell'andata, perché principalmente si tratta di discesa, quindi siamo rilassatissimi. Così tante farfalle che attraversano il sentiero. Questo sterco raro ha una palla, una biglia spettacolare. Questa è la fine della nostra strada. Spero che vi sia piaciuto il video. Restate con me, iscrivetevi per altri cammini e altri eventi sportivi.